Darò una brevissima introduzione proprio per lasciare spazio, ma un ampio spazio al centro di ricerche noetiche. Molti sono dei frequentatori già di Antroposudio. Per tutti gli altri, benvenuti, sono lieto di avervi qui. Questa nostra struttura lavora soprattutto in ambito antropologico, in particolare su quello che riguarda l'antropologia culturale, sia in ambito di ricerca che in ambito di sperimentazione pratica. Organizziamo laboratori, uscite tematiche, che hanno come fulcro appunto le tecniche antropologiche, soprattutto per quello che riguarda l'antropologia culturale e l'etnografia. Nel tempo, con grande passione, siamo avvicinati anche alla antropologia esistenziale. Personalmente ho avuto la fortuna di avere Ferdinando come maestro, mi piace più pensare che un maestro, non un professore, e quindi alcune delle tematiche trattate vengono approfondite anche qui in questo spazio. A noi piace prestare una profonda attenzione a quello che è l'essere umano, sia nel suo divenire in quanto umanità, quindi nella sua cultura, nella sua evoluzione. Per questo l'antropologia fa un ampio lavoro. Per esempio, oggi io e la collega antropologa Anastasia siamo stati in Abruzzo a fare dei rilevamenti proprio su delle tradizioni arcaiche, però ci piace anche studiare il divenire dell'essere umano in quanto anima, e qui dentro si lavora appunto anche sull'individuo attraverso gli incontri di antropologia esistenziale, filosofia, meditazione, dalla meditazione yogica alla meditazione Gurdjieff. Quindi diciamo che Antroposudio è un progetto che spera di riuscire a dare un contributo all'essere umano nel suo crescere e divenire, per riuscire a vivere secondo un'ottica più armonica nei confronti di quello che è il mondo che lo circonda. E in particolare questa sera avremo questo incontro, che speriamo sia uno dei tanti, proprio perché insomma Antroposudio è diventato un punto di riferimento per il centro di ricerche noetiche, e la mia speranza è proprio quella di riuscire a coinvolgere sempre più persone verso questo approccio esistenziale. Ma non voglio assolutamente rubare del tempo e lascerei la parola a Valentina, che può meglio illuminarvi proprio su quello che è l'argomento che tratteremo questa sera. Grazie Damiano. Scusate, io vengo davanti perché dietro la scrivania non mi piace stare. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto, come rappresentante in questa sera del Centro di Ricerche Noetiche, ringrazio appunto Damiano che collabora con noi e questa è diventata la nostra sede di Roma. Io ho il compito di presentare un attimino il centro di ricerche e spiegarvi cosa facciamo, quali sono i nostri progetti e come mai è nato questo centro. Allora, il centro di ricerche noetiche è nato da poco tempo in realtà, ma non da così poco. Per quale motivo? Perché il nostro intento è quello di riprendere un lavoro iniziato un po' di tempo fa, diciamo nella seconda metà del Novecento, negli anni 70 per essere più precisi, la SILAE, che era la Società Italiana di Logoterapia e Analisi Esistenziale, nata a Padova presso il CISPAD di Padova, che all'epoca era una delle prime scuole di psicoterapia. La SILAE perché è nata con l'intento di portare in Italia di sviluppare appunto l'approccio esistenziale. Sono stati sviluppati all'interno di quel contesto vari progetti, soprattutto a livello di clinica ad orientamento esistenziale. La SILAE ha avuto come presidente onorario Viktor Emil Frankl, che è il fondatore di una delle più importanti scuole di analisi esistenziale dell'Austria, di Vienna. E
è stata, ha sviluppato nel corso del tempo vari progetti, fino poi ad avere negli ultimi anni come ultimo presidente proprio Ferdinando Brancaleone, che però ha cercato poi, sviluppato l'antropologia ad orientamento esistenziale, fondando la fondazione scientifica OFB negli anni 90. La fondazione scientifica OFB si occupava del disagio adolescenziale, ma si occupava anche e soprattutto della ricerca e dello sviluppo dell'antropologia a carattere neoesistenziale. I lavori della Fondazione Scientifica OFB sostanzialmente non si sono mai conclusi, esiste ancora formalmente, ma nella pratica adesso, attualmente, sia la SILAE che l'OFB sono confluite nel CRN. Con il CRN vogliamo portare avanti, vogliamo sviluppare ulteriormente i progetti già iniziati nel corso di un, diciamo, un'organizzazione che ha una sua storia, una storia molto importante. Perché è molto importante? L'antropologia ad orientamento neoesistenziale affonda le sue origini in quella che è innanzitutto la filosofia ad orientamento esistenziale. Filosofia che possiamo andare a vedere un pochino, a recuperare le origini, le fondamenta dell'esistenzialismo delle origini, da Kierkegaard in poi, insomma, per svilupparsi nel tempo con un approccio più clinico, quindi più rivolto alle professioni di aiuto, che appunto ritroviamo un po' nell'approccio novecentesco della psicoanalisi, della psicoterapia, scusate, volevo dire, ad orientamento esistenziale. La psicoterapia ad orientamento esistenziale poi si è sviluppata e si è allargata, diciamo, come orientamento anche alle varie professioni di aiuto, al counseling, alla consulenza filosofica stessa. Quindi l'orientamento neoesistenziale è un orientamento che va oltre la filosofia esistenziale, che vuole avere un approccio più profondo, fa capo oltre alla filosofia ad altre discipline, in particolar modo perché c'è questo neo davanti all'esistenziale. In che cosa consiste la novità? La novità consiste, oltre all'esistenzialismo in sé, a introdurre in questo approccio anche l'ambito linguistico, ad esempio. L'ambito linguistico, la linguistica che faceva capo all'opera di Noam Chomsky, uno dei più famosi linguisti che hanno modificato, hanno cambiato, rivoluzionato, diciamo, l'ambito della linguistica, che fa capo anche all'approccio di Bandel e Grinder, che sono conosciuti attualmente come i fondatori della PNL, che è un approccio che poi purtroppo è anche stato molto frainteso e ultimamente, soprattutto negli anni 90, andava anche di moda, diciamo, no? Questo tipo di approccio. Però nei primi lavori di questi studiosi, soprattutto nell'opera di Grinder, ritroviamo delle fondamentali e importanti basi che hanno portato il professor Brancaleone, insieme ad altri collaboratori, a sviluppare un approccio linguistico importante che va sotto il nome di logoanalisi esistenziale, logoanalisi coscienziale. Si tratta di una metodologia che all'interno della psicoterapia, ma anche nell'ambito di tutte le professioni di aiuto, dal counseling alla consulenza filosofica, è una metodologia molto valida per l'approccio all'altro, è uno strumento molto importante che può essere utile quando siamo davanti a un'altra persona, quando vogliamo aiutare un'altra persona, quando vogliamo comunicare e imparare a comprendere quello che l'altro ci dice. Non sono qui oggi per spiegarvi questa metodologia perché ci vorrebbero ore e ore di lezione. Ma non è solo questo l'approccio neoesistenziale. Tornando a quel neo in che cosa affonda le sue radici? Che cosa vogliamo fare soprattutto con il centro di ricerche noetiche?
sviluppare quel neo. In che senso? Attualmente il nostro centro si sta occupando anche dal punto di vista della ricerca di affiancare le proprie indagini alle nuove scienze. Quindi stiamo prendendo spunto dall'ambito delle nuove scienze, la fisica quantistica ad esempio, l'epigenetica, tutte quelle che sono definite scienze di frontiera, scienze di confine, perché sono quelle scienze che vanno oltre la scienza classica tradizionale, che ormai è superata. Prendendo spunto da queste scienze, ci rendiamo conto che la connessione e la vicinanza tra le varie discipline scientifiche e la filosofia e vari approcci che vanno a confluire tutti un pochino negli stessi punti, cerchiamo appunto di arrivare a congiungere questi approcci e a trovare il modo di capire come i contributi di queste nuove scienze possono entrare nel panorama dell'antropologia a orientamento neoesistenziale. Perché questo? Perché ci rendiamo conto che in fondo, a capo di tutto, c'è l'uomo. Cioè, l'antropologia studia l'uomo. L'uomo che vive una sua esistenza, che è immerso in un'esistenza, che si ritrova, come diceva Heidegger, gettato nel mondo, ma in quale mondo? Un mondo di cui fa parte, un mondo di cui parte integrante. Ma che cos'è questo mondo? La filosofia se l'è sempre chiesto, e la filosofia ha sempre dato delle risposte che oggi la scienza mette nero su bianco. Cioè oggi la scienza sta arrivando a dire fondamentalmente le stesse cose che la filosofia aveva già detto da tanto tempo, però sta arrivando a dirle sperimentalmente, con i piedi per terra. Quindi il nostro centro vuole avere i piedi per terra, cioè vuole dare, soprattutto in un mondo come quello di oggi, che è un mondo dove di cose se ne sentono tantissime, di approcci ce ne sono tantissimi, di approcci anche poco seri, poco attendibili, campati per aria, ne sentiamo a tonnellate. Il nostro centro vuole avere un approccio totalmente differente, un approccio concreto. Concreto in che senso? Vuole fare in modo che le sue radici siano sempre, abbiano sempre a che fare con qualcosa che possa essere dimostrato appunto avvalendosi anche del contributo della scienza, perché purtroppo il nostro mondo occidentale ha quello da credito, all'approccio scientifico. Di quello ci possiamo più fidare, diciamo. Quindi la divulgazione, anche questa sera, l'opera di divulgazione che vogliamo fare, ha e vuole avere queste basi più concrete, più scientifiche. Poi è ovvio che noi ci occupiamo anche di filosofia, e di filosofie ce ne sono tantissime, non c'è solo quella occidentale, non c'è solo quella orientale, ce ne sono tantissime. E quindi prendere un po' da tutto aiuta ad avere una visione di insieme che va oltre una singola visione che impedisce ad altro di entrare. Purtroppo la filosofia più tradizionale, come la scienza più tradizionale, è settoriale, crea delle barriere, dei muri, e queste barriere, questi muri non permettono all'uomo di evolvere, di andare avanti, di comprendere meglio se stesso. Ma il nostro centro vuole proprio questo: imparare a comprendere meglio se stesso, imparare a fare in modo che l'uomo possa avvicinarsi di più a se stesso, prendendo anche dalle nuove scienze. Questo è fondamentale. Penso di aver detto tutto per quello che riguarda questo discorso. Non voglio dilungarmi perché voglio lasciare la parola al professor Brancaleone. Vabbè, l'argomento, penso che abbiate letto sul volantino, il suo titolo è Antropologia neoesistenziale, di cui ha già parlato Valentina, in parte anche Damiano, e stati noetici. Mi auguro di poter essere il più possibile esperienziale insieme a voi. Però la mia idea è che per fare esperienza bisogna anche avere una precondizione, cioè capire, comprendere. Perché altrimenti l'esperienza può o potrebbe fluire in maniera disarticolata. Allora, voglio prima spiegare il più possibile sinteticamente
i termini. Qui siamo in un contatto comunicativo, ci serviamo del linguaggio per comprenderci, perché siamo uomini, persone, uomini, e entriamo in contatto attraverso il linguaggio, la comunicazione. Abbiamo usato dei termini, antropologia, neoesistenziale, stati noetici. Chiariamoci. È mia abitudine non presumere di aver capito quando non ho capito, né presumere che ciò che intendo comunicare, mettere in comune, comunicare, sia già certamente compreso per quello che io intendo comunicare. Mi ha insegnato Paul Watzlawick, il fondatore della cosiddetta pragmatica della comunicazione, che la comunicazione non è ciò che io intendo dire, ma è ciò che l'altro comprende di ciò che io dico. E tra ciò che io intendo dire e comunicare, ciò che l'altro comprende, prende con sé rispetto a ciò che io intendo dire, può esserci anche un grande divario. Per cui intendo comunicare a voi, mettere in comune con voi quello che io intendo per antropologia neoesistenziale, stati noetici, e vi prego, altrimenti sarebbe approssimazione, sarebbe confusione, sarebbe apparenza. Vi prego di intervenire laddove qualche concetto che io penso per me sia chiaro e che vi stia comunicando, in fondo non è sufficientemente compreso da voi, compreso, preso con, dentro di voi. Il primo termine, antropologia, in questo contesto, come si dice da noi meridionali, vado a nozze, è un luogo di antropologia. Quel qualcosa, quel quid, quella conoscenza, quel logos che è senso e significato, logos è parola, senso, significato, antropologia, logos, che riguarda l'antropos, cioè l'uomo. Qui sono in un contesto in cui penso non debba spiegare granché. Quindi è una, chiamiamola scienza, tra virgolette. Se per scienza intendo scio, so, ho consapevolezza, mi rendo conto, comprendo, comprendo. Cerco di comprendere cosa? L'uomo, l'antropos, ha varie sfaccettature. Avendo varie sfaccettature, l'antropologia, è opportuno che venga qualificata. Quale tipo di antropologia? Culturale, criminale, etnografica? No, antropologia esistenziale. Esistenziale. Esistenziale? Cosa intendi, Ferdinando, prendendo per esistenziale? Ferdinando, prendendo sono io. Cosa intendi? Perché c'è questo aggettivo? Si aggiunge all'antropologia. Perché proprio esistenziale? In che senso? Che intendi dire? Allora, qui. Il termine esistenza mi auguro che più o meno noi lo conosciamo, perché noi esistiamo. Già il termine esistenza deriva dal latino existere, cioè star fuori, existere, porsi fuori. Noi quando veniamo al mondo ci poniamo fuori da qualcosa di indeterminato e cominciamo a essere qualcosa di più determinato. Il bambino che nasce viene da un qualcosa di indeterminato
che all'inizio erano i zigoti e poi nel ventre materno cominciano, e poi si comincia a determinare, prende forma ed esiste e viene fuori ed esiste, questo a livello puramente biologico. Quindi abbiamo connotato dentro di noi il termine esistente, io esisto. In che senso si applica ad antropologia l'aggettivo, si aggiunge, esistenziale? A quale livello? Allora, l'uomo, antropos, può essere valutato, visto, considerato da vari punti di vista. Damiano, da quello che io so, si interessa particolarmente dell'uomo e della sua tradizione antica, dei suoi connotati antropologici, appunto antichi, le sue tradizioni, il suo modo di essere, di esistere, che ha dato origine a tante forme di esistenza individuale comune, e studia questo. Oggi ha fatto delle indagini su uomini o su tradizioni umane che riguardano il comporsi di tradizioni ormai perse o quasi perse, che lui recupera. È un modo di considerare l'uomo. E questo il tipo di angolazione da cui si pone anche l'antropologia esistenziale, no? Non che non lo tenga in considerazione, ma non è questo il focus. Il focus. Focus vuol dire dove mi focalizzo. Non è l'uomo in quanto individuo che in comunicazione con altri individui da origine a culture, antropologia culturale. Non è neanche l'uomo che nella sua storia umana, personale, è soggetto a quell'ombra che ci diceva Jung, è presente in tutti noi, l'ombra, oltre che la luce. E che quindi ti può portare ad agire secondo l'ombra e quindi a operare in maniera negativa fino al crimine, antropologia criminale, perché l'uomo ha in sé l'ombra e quando quest'ombra viene ad attuarsi nella pratica dell'esistenza diventa o può diventare crimine, antropologia criminale. Neanche l'uomo che insieme agli altri uomini fa cultura è il mondo 3 di Popper, mondo 3 è il mondo della cultura, libri, scienza, filosofia, arte, questo è un portato dell'uomo. L'umanità nel suo essere con l'altro ha creato questo, ha creato cultura, arte, bellezza. Neanche quella antropologia culturale. Allora, qual è l'antropologia? Ferdinando, dove vuoi andare a parlare? Di che cosa veramente, in maniera specifica, si interessa all'antropologia esistenziale? C'è il termine esistenza, ma anche quello della cultura è un'esistenza, giusto? Anche quello del crimine è un'esistenza, è una modalità esistenziale negativa. Ci può essere un'antropologia religiosa, un'antropologia filosofica, giusto? Può essere un'antropologia scientifica, la storia della scienza. In modo per me l'epistemologia è un'antropologia scientifica, è il modo con cui l'uomo riesce a dare significato alla scienza, questa è l'epistemologia, è lo studio di come l'uomo, quali sono i presupposti attraverso cui l'uomo è riuscito a fare scienza, che ha portato poi quello che è, uno lo può considerare valido o no, progresso. Certo, l'uomo di oggi,
dal punto di vista etnografico, non è più l'uomo di Neanderthal, per dire, o l'Homo sapiens sapiens degli inizi, o l'uomo delle antiche culture, anche egizie, eccetera, è un uomo che ha queste caratteristiche con questo tipo di, virgolette, progresso. E allora, tutte queste parole per dire che cosa? Arriva al dunque. Il dunque, secondo me, per quello che mi concerne, per quello che io riesco ad avere dentro di me come acquisizione, posseduta del termine esistenziale, si rifà a un termine che usò un pensatore travagliato per molti aspetti dell'Ottocento, che si chiama Søren Severino Kierkegaard, che qualcuno avrà sentito, che ha fatto filosofia, avrà dovuto studiarlo con tutto il peso dello studio, un termine che è singolo, singolo, che a me piace avvicinare al termine individuo. Ognuno di noi, io, sono sì figlio di Elena e Franco, che a loro volta erano figli di, e quindi facciamo parte di un gruppo. Siamo membri di una specie, sì. E in quanto membro di una specie, in quanto influenzato da una cultura, da una tradizione, da un'educazione, sono orientato in un certo modo piuttosto che in un altro. Quindi sono un membro di qualcosa di più ampio e quindi realizzo in quanto individuo con gli altri individui la specie, sì. E sono determinato dalla mia specie, certo. Il mio DNA non me lo sono dato io. Il mio DNA dipende da papà e mamma e a loro volta dipendevano da eccetera eccetera, dalla specie Homo sapiens sapiens, che a sua volta è evoluzione di eccetera eccetera, almeno secondo certi parametri della biologia, ma qui nelle scienze d'avanguardia ci sono dei punti ancora da chiarire, ma lasciamo stare. Indubbiamente io sono certamente figlio e rappresentante e attivatore della mia specie insieme agli altri. Io realizzo la specie. Quindi in questo senso la specie è superiore a me, superiore, tra virgolette. Io rappresento nell'individuo la specie, con tantissimi altri individui, oggi miliardi, 6 miliardi circa. Giusto? Sì. Quindi io sono determinato dalla mia specie, certo. Io non cambio il mio DNA mi è già dato. Io sono gettato in questo mondo, gettato in questo, senza averlo determinato, certo, da questa angolazione. Certo. Ma c'è un ma. Questo ma, quando avevo 17-18 anni, mi ha illuminato. Quando, giovane studente di liceo, mi incontrai con Kierkegaard, che era già morto da qualche secolo, e mi parve di comprendere, prendere con me, che cosa? Che io, dico io, ma ognuno di noi può dire per se stesso, singolo, l'individuo, che io, sì, sono determinato dalla mia specie e la mia vita, la mia esistenza da questa angolazione non è altro che un'esplicazione della specie, certo. Ma in quanto Ferdinando Brancaleone, che ha consapevolezza di sé, che si coglie come sé e non altro,
come singolo non paragonabile a nessun altro. Non è già determinato dalla specie, è determinato dal punto di vista fisico, dal punto di vista culturale, ma ci mancherebbe altro. E questo ci ho studiato tanto sulle determinazioni. E tanto. Anche quando crediamo di non essere determinati, siamo determinati. Oggi siamo in politica. E quanti hanno votato perché determinati o non determinati? Senza accorgersi, perché la determinazione spesso è inconsapevole. Certo, questo c'è, ma in quanto Ferdinando Brancaleppo, singolo, unico e irripetibile, perché non ci sarà, non ci può essere un altro Ferdinando Brancaleone, e ne ho consapevolezza, ci può essere un altro simile, analogo, ma non Ferdinando Brancaleone. Quindi in quanto singolo, unico, irripetibile, quello permette che la mia esistenza non sia la esplicazione nel tempo e nello spazio, il cospetto tempo e spazio, della specie. Ma in quanto Ferdinando Brancaleone io mi costruisco, io mi determino con i singoli atti della mia esistenza. Cioè, io adesso sono qui, sono determinato dal mio DNA, è certo. Sono determinato dalla cultura che ho avuto, è certo. Ma certamente, in misura maggiore o minore, non importa. Ok, certo. Ho questa voce, ho questi occhi, ho questo tipo di agire. Ho questa altezza piuttosto che bassezza. Ho questo modo di reagire anche emotivamente a certe cose, che in parte è mio, ma in parte mi è dato. Sono le predisposizioni, anche psichiche. Ma in questo momento, mentre parlo a voi, io posso fare una cosa piuttosto che un'altra. Adesso faccio una cosa. Faccio questa. E potevo non farla. E togliermi questo, dice, che sta facendo? Che sta facendo per un pazzo? Vedete? Io non avrei fatto perché un professore. Non basta, no? Non fare anche questo, guarda, questo che tu non fa. Perché fare pazzo? Sono pazzo, sono pazzo. Sono pazzo. E voi potete pensare delle cose. Un Ferdinando Brancaleone, immaginate che non avesse fatto questo, avrebbe determinato la sua esistenza in maniera un po' differente. E questo lo sto facendo io. Sarei un po' differente se non l'avessi fatto, capite? Mi sto determinando in quanto Ferdinando Brancaleone nel mio agire, mentre, quando riesco, quando posso, attuo qualcosa che potrei anche non fare ma lo faccio. O che potrei fare e non faccio. E quindi qualcosa di me cambia. Non era già determinato, lo sto costruendo. Nella mia esistenza io sto, attraverso i miei atti, almeno in parte, determinando la mia essenza. Parola difficile di filosofia. Mi fa la filosofia dell'esistenza o esistenzialismo? Spesso si imbatte in una frase. La novità della filosofia dell'esistenza o esistenzialismo si può compendiare una famosa frase che è il tormento degli studenti, i quali che fanno? La danno a memoria, non capiscono niente, la dicono. E il professore dice, ah bravo, qual è la frase? Qual è la frase? Esistenzialismo? Qual è lo slogan? L'esistenza precede l'essenza. Tu dillo. Un suono è contento. Va bene. Ok? Che significa? L'esistenza precede l'essenza. Chi ha fatto abbastanza bene filosofia
fino a quel punto, sa, avendo studiato i presocratici, poi Socrate, poi Platone, poi Aristotele, che la filosofia dice l'essenza precede l'esistenza. Cosa vuol dire? Facciamo una cosa proprio semplice, diciamo materiale, riguarda la vita vegetale. Nel seme di quella che sarà una pianta o un fiore, nel seme c'è già in potenza, direbbe Aristotele, ciò che poi diverrà, giusto? C'è già l'essenza. Certo, poi ci vuole il terreno, le condizioni, va bene? Ma se sono quel terreno, le condizioni, poi diventa pianta, diventa fiore, ok? Quindi l'essenza che già, per chi fa filosofia, mi scuso per questa mia così un po' terra-terra esplicazione, ma è intuitiva. Ho imparato delle cose più semplici altre volte, anche se non perfette, però ti fanno capire qualcosa, a me fanno capire qualcosa. Di norma abbiamo che l'essenza precede l'esistenza, cosa vuol dire? Qual è l'esistenza del seme? Che poi diventa piano piano, poi cresce, diventa piano piano, poi diventa piano piano, poi diventa piano, poi diventa le foglie, eccetera. L'esistenza esiste, va bene? L'essenza precede l'esistenza. Cioè l'esistenza realizza un'essenza già presente, giusto o no? L'esistenza nel tempo, quello che noi viviamo come tempo, che fa? Realizza un'essenza che è già presente, ok? Quindi uno che aveva fatto un po' di filosofia, aveva capito qualcosa, aveva sempre capito che l'essenza precede l'esistenza, o no? È chiaro? Vabbè, chi ha fatto un po' di filosofia? Tommaso, de ente et essentia, oh mamma mia! Parole del latino, sull'essere, l'en e l'essenza, e studia tutte queste cose. Va bene, ci siamo? A un certo punto, sulla scorta anche di quel filosofo che vuol dire cultore della conoscenza, filosofo è colui che ama ciò che non ancora conosce, non chi ama la conoscenza, chi ama ciò che non ancora conosce. Filos è l'amante, colui che è trasportato verso, questo è filia in greco, io mi sento trasportato verso di X, questo è il filos, la filia, va bene? Sofia è ciò, non è ciò che già so, no, è ciò che ancora non so. Il filosofo è colui che ama quello che non sa, perché chi ama quello che già sa non è il filosofo, è l'erudito, è colui che quello non è filosofo, quello è l'esatto contrario del filosofo. Il filosofo vive la mancanza, come un filosofo vive la mancanza, non vive la pienezza, no. Chi è pieno non può avere Sofia, chi è pieno non può avere Sofia, come il bicchiere pieno non puoi avere altro là dentro, se il bicchiere è pieno, è già pieno, non puoi metterci più niente dentro. Sofia, la sapienza, prevede che tu sia vuoto, cioè che sappia che c'è ancora qualcosa che non sai. Allora si capisce un po' meglio Socrate, nato filosofo, sta a studiare a Licea. Hoc unum scio, men il scire in latino, in italiano, io so solo questo, che non so ancora nulla. Bello! Io so solo questo, che non so ancora nulla, ed è il primo grande filosofo. Io so solo questo. Chi è il più grande sapiente? Chi è la persona più sapiente? All'oracolo di Delfo, se andavo all'oracolo di Delfo per fare le domande al Dio, chi è l'uomo più sapiente? Socrate, disse l'oracolo di Delfo, e sono sapere, io so di non sapere nulla. Come? Sono pazzi, però sono un po' pazzi, A me piace, chi mi conosce sa riportare il termine pazzo all'origine. Il termine pazzo viene dal greco paizo, vedete c'è proprio paizo,
Pazzo. Sapete cosa vuol dire paizo in greco? Vuol dire io gioco, io scherzo, io sono capace di humor. Questo è paizo in greco. Io sono capace di saper sorridere. Sono capace di giocare. A Napoli, il bambino che gioca si deve fare, tiene sempre la pazzia. La pazzia, la pazzia. I giochi dei bambini si chiamano il paziello, vedete? E noi siamo Magna Grecia a Napoli. Magna Grecia, paizo. Il pazzo, tra virgolette, è colui che riesce a giocare, ma a sapere controllare la pazzia. Riesce a essere pazzo, ma riesce a gestire la pazzia. Questo l'ho riscontrato in un grande sconosciuto, ma questi sono antropologi, Castaneda, Don Juan. Chi è l'uomo di conoscenza? Chi è il diablero? Chi è l'uomo sciamano, diremmo noi? È chi sa praticare la follia controllata. E stiamo... limite, superare il limite e saper rientrare. Come tu, anche la follia, non devi essere folle. Lui lo dice anche su un passo, dice non aver paura di... quando Don Juan parla con Castaneda, gli dice non aver paura di superare quel limite. Con la capacità di, progressiva di riuscire a gestirlo. Che poi nei termini, e qui sono il gruppo di antropologi, nei termini del linguaggio è vai nel Nahual. Il Nahual è quello che va oltre, ma per andare nel Nahual in maniera adeguata devi saper pulire il tonal. Pulire vuol dire saperlo gestire, altrimenti molti guerrieri si sono persi nel Nahual perché non avevano saputo pulire il tonal, cioè non avevano saputo andare oltre, ma sapere anche gestire. Torniamo. Mi sto lasciando andare. Bello. Torniamo indietro un attimo. Allora, l'esistenza precede l'essenza. Ricordate l'esistenza. Ed è la frase, lo slogan fondamentale dell'approccio esistenziale. Cioè, è l'angolo, non è la verità, è l'angolazione. È un punto di vista. Noi non possiamo, secondo me, non avere in questa dimensione della nostra esistenza, non possiamo non avere un punto di vista, un'angolazione. La pretesa di non avere angolazioni è l'angolazione di non avere angolazioni, anche quella è un'angolazione. Cominciate a entrare un po', l'esistenzialismo è un po' più... Perché in questa dimensione di esistenza non posso non avere una percezione che è sempre parziale. Io adesso, dal punto di vista fisico, sto vedendo voi, ma da questa angolazione, voi vedete da quest'altra angolazione, non posso essere in tutte le angolazioni in questa dimensione di esistenza. In altre dimensioni, poi ci arriveremo, a livello noetico forse qualcosa si può dire, ma adesso mi voglio fermare qui. Allora, l'angolazione da cui questo pensiero, questo modo di considerare l'uomo, antropologia esistenziale, è l'angolazione dell'uomo in quanto singolo, unico, irripetibile, che determina con i suoi atti, in gran parte anche inconsapevoli, ma in altra parte anche consapevoli e volontari, la sua esistenza, determina la sua essenza man mano che esiste. Di modo che avrà costituito la sua esistenza in toto alla fine dell'ultimo atto della sua esistenza. Cioè, io mi sto determinando man mano che vivo in quello che è Ferdinando Brancaleone, in quanto Ferdinando Brancaleone non è già costituito. In quanto Ferdinando Brancaleone mi sto costituendo man mano che agisco e man mano che agisco continuerò a determinare me stesso. E quando in questa dimensione avrò l'ultimo atto della mia esistenza, avrò concluso in questa dimensione la mia essenza.
Castaneda, un'altra cultura tutto differente, Messico, Toltechi, civiltà antiche. L'uomo di conoscenza sa che sulla sua spalla sinistra c'è sempre un'ombra. E fa di quest'ombra la sua consigliera. E in ogni istante della sua esistenza sa che può rivolgersi a quest'ombra e chiederle cosa fare in questo attimo, in questo attimo. Cosa mi consigli di fare? Consigliera. Ecco, l'ombra in ogni attimo ti dirà che cosa fare. Finché quell'ombra non si porrà davanti all'uomo di conoscenza e concluderà la sua esistenza. E quest'ombra, che è la consigliera, è la sua morte. Perché quell'ombra, che è l'amica dell'uomo di conoscenza, dirà in ogni istante che cosa fare con la sua esistenza, perché ogni atto della sua esistenza lo determina per quello che è in quell'istante. Riccardo, scusa, ma come mi pongo rispetto alla mia precostituzione? Ah. In maniera critica? In maniera... Okay. Io sto dando dei... Questo è il problema, che se ho capito bene, io sì. Vabbè, è vero che c'è questo, cioè queste considerazioni mi prendono, però c'è anche il resto, il fatto che sono determinato, il fatto che senza volerlo ho certi tipi di condizionamenti di cui neanche mi accorgo, delle determinazioni, delle sofferenze, delle caratteristiche. Come si può, e questo proprio è uno dei fulcri che l'antropologia neoesistenziale cerca gradualmente, perché è un percorso, di dipanare. Questo mi avvicina, ti ringrazio veramente la domanda, alla seconda parte dell'argomento, stati noetici esistenti. Non che sia risolutivo, ma è un approssimarsi progressivo a un qualcosa, perché io sento dentro di me la difficoltà di questo essere continuamente presente per scegliere ciò che mi determina, prendendomi la responsabilità, ma anche sento di essere frutto di istinti, di cose fisiche, di condizionamenti che, su cui non ho potere. Come si articola l'interdipendenza e come posso io gestire in questa dimensione dell'esistenza questa interdipendenza che Frankl diceva? Noi siamo esseri tridimensionali, soma, psiche e nous. Soma, corpo, organismo, che è soggetto a delle leggi. Psiche, si vuol dire emotività, reattività, ciò che che non è solo corporeo, si fonda sul corporeo, ma è una reazione, è un'emozione, si muove da, verso. Ok? Noi abbiamo questo sentimento, emozione. Ok? Ma c'è anche nous, ecco qui, nous, nous, nous o nous, è il termine greco che, da cui meglio, viene derivato l'aggettivo noetico, e su questo mi devo fermare un attimo. Faccio una premessa, qui in particolare in questo gruppo, vorrei che sia, se possibile, un po' esperienziale. Innanzitutto faccio una premessa che non è possibile spiegare tutto. Noi abbiamo una capacità intuitiva che va oltre le parole. Mi auguro che almeno con il linguaggio non verbale qualcosa passi. Mi auguro che la mente interna possa cogliere qualcosa che non riuscirò dal tempo a dire in maniera precisa. Più con l'esperienza che con la comprensione logica. Mi auguro. Premessa, quello che si sta sempre di più
chiarendo in questo studio, in questa considerazione dell'uomo in quanto essere singolo, unico e irripetibile, dotato di certe caratteristiche, per le quali attraverso la sua azione determina il suo essere, ha molte più potenzialità, risorse, capacità di quelle che normalmente noi pensiamo di avere in base a come abbiamo avuto i primi input da quando siamo nati fino ad oggigiorno. Si chiama realtà consensuale, la realtà consensuale in cui noi siamo vissuti. Ci ha dato degli input che ci hanno aiutato a vivere in questo tipo di mondo, ma ci ha anche limitato. Noi abbiamo molte più risorse, sia a livello fisico, sia a livello psichico, sia a livello neurologico. Un po' come gli occhi servono? Certo che servono a noi. Io entro in contatto con la realtà, non ci penso neanche, perché per fortuna tutti noi ci vediamo. Da quando ero piccolo, piccolo, attraverso un sistema di rappresentazione, che è il sistema visivo, che è un sistema prevalente in noi esseri umani, dal punto di vista filogenetico, si dice, cioè del fatto che siamo esseri umani e non siamo talpe, va bene? Non siamo virus, non siamo rondini, non siamo piante, che sono pure vive. E come altri animali, in noi in maniera particolare, abbiamo un qualcosa, un quid che ci permette di entrare in contatto con ciò che non siamo noi, chiamiamolo mondo, ciò che è oltre, che è oltre me, ok? È utile, ma ci mancherebbe altro che utile. La capacità visiva mi permette di percepire ciò che non percepirei di ciò che è fuori di me, ma anche di me, anche di me, che non avrei come possibilità di percezione se non avessi gli occhi. Adesso non ci pensiamo, siamo così abituati, non ci pensiamo. La capacità percettiva, cioè di cogliere le cose che stanno di noi e fuori di noi, passa attraverso dei sistemi di rappresentazione. Li chiamiamo sensi. Il senso principale per l'uomo è la vista. Importante, importantissimo. Ci permette di distinguere le varie cose. Ci permette di non confonderci. Ma oggi noi sappiamo che la vista, che è altamente utile, è un organo, un sistema di rappresentazione così limitato che non abbiamo proprio idea. Tanto che poi confondiamo ciò che noi vediamo con la realtà. Qui adesso i miei occhi mi fanno vedere colori, giusto? Mi fanno vedere quindi attraverso i colori forme, giusto? Mi fanno vedere movimenti, certo, che poi nella modalità con cui ci hanno insegnato a interpretarli, chiamiamo oggetti o persone, giusto? Oggetto sedia, oggetto quadro, oggetto pavimento, oggetto mano, mia. E poi persona, persona, giusto? Ok? Sì. E questo tipo di percezione, che in noi è prevalente, visiva, ci permette di distinguere me da qualcosa che non sono io, avrebbe detto Fichte, l'io e non io, io e non io, ciò che non sono io. Addirittura in me, ciò che sono io ma non sono io e ciò che sono io però sono io. Cioè, il mio corpo non sono io, il mio corpo è mio ma non sono io.
mi percepisco, ma io sono qualcosa che va oltre quello che percepisco. La mia mano è mia, ma non sono io. Sono io, ma non sono io. È il paradosso. Okay? Ma lasciamo adesso quello della... Dico, quindi ti danno tante possibilità. Ci vuole ridistinguere. Certo. Ma sappiamo tutti, anche se spesso lo dimentichiamo, che la scienza, non la fantasia, l'illusione, la superstizione, la scienza ci dice che qui adesso ci sono miliardi di miliardi di miliardi di altre cose qui presenti, altrettanto materiali come il nostro corpo, qui adesso, che noi non percepiamo, ma che sono presenti, perché i nostri sistemi rappresentativi, cioè l'occhio, importantissimo, prende una parte infinitesimale delle onde elettromagnetiche che sono presenti qui e che mi fanno percepire quel colore piuttosto che quel colore. E attraverso il colore quella forma piuttosto che un'altra forma. Sono onde elettromagnetiche, se ci pensiamo. Il colore. Per la vista è fondamentale. Che poi ci dà la forma, giusto? Vedo una forma, quindi un oggetto. Il colore non è qualcosa che appartiene all'oggetto. Qualcuno non ha fatto filosofia e dice che sei pazzo. No, ho detto all'inizio che sono pazzo, quindi non c'è problema. L'ho detto all'inizio che sono pazzo. Vedo qualcuno dice questo è veramente pazzo. Chi fa? Allora, l'oggetto, cosiddetto oggetto, non ha il colore. Il cosiddetto oggetto, ho detto, quel quid, quel qualcosa, che cos'è? Un quid che non conosco, ma che attraverso la cosiddetta luce, e là sta qua, luce, va bene, la luce, che raggiunge quell'oggetto, viene riflessa da quell'oggetto, in un certo modo, perché ogni oggetto ha la sua modalità di riflettere, raggiunge sto organo che lo elabora e lo manda al cosiddetto cervello che qui produce il colore. Quindi il colore non è l'oggetto, è ciò che il mio cervello ha elaborato di ciò che quell'oggetto ha rimandato della luce. Fiat lux. L'origine della Bibbia. Fiat lux. Sia fatta la luce. Io non lo vedo come dato religioso, ma come dato antropologico di una cultura antichissima. Il cosiddetto Dio, quando crea per l'uomo, fiat lux. Noi attraverso la luce percepiamo quello che per noi è l'oggetto, ma per noi è l'oggetto. Per noi è l'oggetto. Essere, est percipi, sono in alcune filosofie oggi. L'essere che io vedo e che io lo percepisco così. Perché? Chi non lo sapesse, lo dico io, questo non sto pazziando scherzando. Noi percepiamo una gamma delle onde luminose rispetto a tutta la gamma che sono presenti qui, infinitesimale, del tipo 2 su 1000. Quindi sono migliaia e migliaia e migliaia di altre onde che qui non percepiamo, sono presenti. D'altra parte, io qui c'è il telefonino. Il telefonino è un altro oggetto che non ha la vista, ma se io adesso faccio un numero di telefono, posso sentire la voce di una persona che sta distante 1000 chilometri, che arriva qui attraverso sempre onde elettromagnetiche, che questo è capace di percepire, quindi sono qui, perché se è capace di percepire vuol dire che stanno accanto queste onde, e che io poi sento qua, ma se avessi fatto vedere a Galileo, che io con questo potevo sentire una voce che sta a 1000 chilometri, e dice che è pazzo! Giustamente. Che non è possibile. Ma è qui. È
qui, stanno qua, stanno qui quelle onde. Vediamo cosa. Sì, scusa, ma non riesce a determinare la mia essenza al bagno. Ma prego, questa è una determinazione importante, sì. Fisica, sì. Ma vi ha ripreso fisici, ma anche noetici, poi vedremo. Parlate voi, poi è più imbarazzante. Un intermezzo. E se ti accorgi a un certo punto che la tua precostituzione è un limite, ci arriviamo dopo. No, finisci la cosa. È quello, se ti accorgi la tua precostituzione, se ti accorgi che tu fino a quel momento hai fatto tutto il contrario di quello che potenzialmente avresti voluto fare. O che avevi intenzione, perché avevi intenzione così, ma devi comunque sia continuare in quella continuità logica così, no? Perché fai parte di questo. Come ti può servire? Questo mi introduce, come dicevo anche prima, a l'aspetto potenzialmente clinico. Cosa intendo per clinico? Che uno dei requisiti o degli argomenti di cui si è interessata l'antropologia esistenziale. Ma cosa intendo per clinico? Clino in greco, klinein è il verbo, klinein è un verbo, vuol dire inchinarsi, vicino anche italiano, inchinarsi, no? Piegarsi, inchinarsi. Il triclinio per i romani era una specie di sofà su cui si stendevano, si adagiavano per mangiare, va bene? Si stendeva, va bene, un letto, diciamo, ok? La regina letto si inchina, no? Andava così a bocca, cioè... Allora, il termine clinico lo si riferisce a colui che si china perché ha bisogno. Chi si china, ha bisogno, sai che si china. Poi posso chinare così, oppure così. Quindi chinarsi qui vuol dire avere qualche problema. Ok? Si inclina perché non è capace di essere focalizzato. Ok? Quindi il termine clinico si riferisce a qualcuno, qualche uomo che ha bisogno di qualcosa, che ha bisogno di aiuto. Ok? Il clinico è colui che si inchina pure lui per aiutare chi è inclinato e con la sua competenza acquisita attraverso gli studi, la pratica, eccetera, è capace di aiutarlo a risollevarsi. Quindi clinica qui si intende un certo tipo di azione di porsi verso, convergere verso uno che è sul letto malato e aiutarlo a risollevarsi. Quindi le professioni di aiuto tutte sono cliniche, perché a vario livello uno può avere certi bisogni, ok? L'esempio che lui ha fatto è un esempio di bisogno clinico. Cosa vuol dire? Io sono determinato, ho acquisito un certo tipo di tendenza, ho delle aspirazioni, anche una intenzione, ma sento il peso della mia determinazione. Come faccio? Perché è facile dire stare in piedi, è bello dirle, come quando uno sta in gavola dice calmati, se fosse così facile, in genere come dice la persona calmati, si arrabbia di più, perché non ce la fa! Giusto?
Allora, il figo non è colui che dà il consiglio, no, trova scopi, trova significati, va bene, se fosse così facile, è già finito. Allora, si è appurato e si va sempre meglio specificando il fatto che lo Stato, per adesso uso questa parola, lo Stato, che io in quanto essere, come tutti gli altri esseri, mi trovo a vivere a livello fisico, a livello emotivo, a livello noetico, cioè di pensiero, di aspirazioni, di significati più ampi, quindi fisico, psichico, psicomotivo, noetico, lo Stato che in ogni istante del cosiddetto tempo io mi trovo a vivere influenza il mio esistere, ok? Cioè io dipendo, senza anche che lo voglia, dallo stato in cui mi trovo istante per istante. Io adesso, come qualcuno ha visto poco fa, non so se tutti, viviamo uno stato fisico di un certo tipo che ci accomuna, penso, che c'è un certo calore qui, di fatto bisogna. Ah, che influenza! Influenza tutta, influenza tutto quanto il mio sistema somato psiconoetico, che è un'unità. Lo influenza in che senso? Mi può facilitare o rendere più difficile anche l'attivazione noetica. Cosa vuol dire noetica? In questo caso la comprensione di quello che io vedo a te. Perché lo stato somatico, vedete, influenza o può influenzare negativamente anche lo stato emotivo o anche noetico. Lo faccio apposta? No. Ci sta. Se cambio lo stato, nella sua specificità, ci può essere un influsso positivo anche sugli altri. Aperta la finestra. Chiuso tutto questo. Torniamo ad esempio un po' terra terra per far capire come lo stato influenza l'essere. Il concetto è come utilizzare gli stati per, non dico cercare di superare, ma alleviare o cercare di superare degli impas, difficoltà di tipo condizionante a livello fisico, a livello psichico e a livello noetico. Quindi uno dei fulcri fondamentali dell'antropologia esistenziale è lavorare sul cambiamento di stato, perché lo stato che cambia influenza tutto l'organismo fisico, psichico e mentale e può attivare risorse o difficoltà a seconda della caratteristica dello stato. Alcune risorse già presenti potenzialmente in noi non sono attivate perché non riusciamo ad andare in un certo stato. La persona che va in un certo stato, la stessa persona riesce a attivare una potenzialità che prima non c'era. La cosa funziona anche al contrario, cioè nel senso che in quello stato tu non riesci ad attivare delle risorse che invece hai. Cosa mi spiego? È una vox media, attenzione. È chiaro che il clinico, se clinico è, cerca di facilitare lo stato che sia quello per farlo alzare, perché lo stato può anche, uno stato da così ti può far diventare così. Ecco perché è delicatissimo. Io vengo dalla psicoterapia, uso psicoterapeuta, bisogna stare molto attenti, perché il tuo intervento può involontariamente, certe volte anche non tanto involontariamente, indurre, facilitare, senza che tu non te ne accorgi, l'altro è uno stato che invece fa lo stato di vita. E se il medico, se sbaglia un'operazione, si vede che la persona può morire, se lo fa un psicoterapeuta, nessuno se ne accorge, ha fatto la stessa cosa. Deve stare molto, ecco, lei diceva prima, la comunicazione. Ciò che tu metti in comune fa cambiare lo stato. Noi abbiamo studiato,
che ogni atto comunicativo di relazione cambia lo stato. Oggi lo sappiamo a livello di farmacologia, si meraviglierà se non è andato a livello genetico. Noi sappiamo che il gene non può cambiare, è vero? Il gene, il DNA, il è vero, ma l'epigenetica che stiamo studiando ti dice che sì, è vero, ma non è vero, cioè nel senso che lo stato esterno o interno, insomma ambiente, esterno o interno, con tutte le sue implicazioni, va bene? Fa in modo che la cellula, attraverso quello che sta intorno al gene, intorno alla doppia elica del DNA, quello che una volta si chiamava spazzatura. Quale spazzatura? Spazzatura perché è un di più, quello che è importante è la doppia elica del gene, va bene? Quello. Lo stato esterno, ambiente esterno o l'ambiente interno va a influenzare la cellula nella sua membrana e poi in quella roba che sta dentro, che sta intorno alla doppia elica, in modo tale che alcuni geni, geni vuol dire dei cromosomi, si attivano o si disattivano. Ah, e allora può cambiare anche a livello genetico. 30 anni fa era un'eresia. Il livello genetico, quello è, quello è. Il genoma non è influenzato dal fenoma, non difficile, il genoma non è influenzato da ciò che avviene, da ciò che avviene. È autonomo, è indipendente. Non è proprio così. Oggi l'epigenetica ci dice che lo stato esterno o interno non è che cambia il piano, la doppia elica, quella è, attenzione. I miei occhi non è che cambiano come colore. Forse. Lo dico forse perché... Vabbè, lasciamo stare. Va bene? Perché sono dei geni ormai già attivati, quindi... Ma può disattivare geni e attivarne altri, perché dei vari geni, che sono diverse migliaia, sono attivi solo un paio di migliaia. Gli altri sono silenti. Capite silenti? Silenti vuol dire che non stanno funzionando. Se poco già funziona, vuol dire che c'è un effetto positivo o negativo, dipende. Si cominciano a spiegare molto meglio le cosiddette guarigioni non spiegabili, che la medicina sa, la medicina non è spiegabile, c'è, non è spiegabile, va bene? E molti effetti che sembrano magici, non è magia, perché lo stato cambia. Anche oggi la regressione anche di mali importanti come dei tumori che sono stati... La medicina, infatti, lo sa benissimo, sono dei casi inspiegabili, ma che oggi si cominciano a spiegare attraverso questo tipo di effetti dell'ambiente e a livello epigenetico, cioè che sta intorno, che va a attivare delle potenzialità, positivo e negativo, attenzione, che sono già presenti ma non ancora attive. Allora, lo studio dello stato permette al clinico di facilitare un quid di attivazione di risorse, in questo caso, che possono non annullare, perché stanno un po' passa terra qua, ma mitigare almeno certi tipi di cose che sembravano o potevano essere, se non cambia lo stato. Ecco perché noi ci interessiamo anche della cosiddetta terapia, approccio bionomico-autogeno. Cosa si intende bionomico-autogeno? Bionomico, dal greco, bios vita, nomos, vuol dire regola, cioè cosa che funziona. Quando una cosa è in regola vuol dire che sta funzionando, giusto? La bionomia è quella scienza che studia la vita nelle sue risorse che sono regolative, quando funzionano bene, va bene? A fare bene. Autogeno, perché autogeno? Perché ci sono regole bionomiche che si attivano autonomamente se vai in un certo stato. Si attivano, si generano, si generano autonomamente se vai in un certo stato. E cambia il tuo modo di essere. Non sempre cambia a livello direttamente o subito consapevole, ma cambia. Io non so che tempo ho, sto usando. Faccio un esempio. Io riconosco relativamente, volevo dire una cosa, lo so. Ah, tutto questo, andiamo alla ruota libera, vabbè, tanto c'è il morto, siamo pazzi, sto ricordando la mia, non mi ricordo. Facciamo più esperienziali, perché devo
Vero. Intendo in qualche modo non dimostrare, ma confermare che c'è una, diciamo, sostanza in quello che uno studia, scrive, riflette, poi devi mettere alla prova, diceva, provando e riprovando, altrimenti non è, è solo teoria, giusto? Bene. Si è appurato, ve lo dico prima, un po' a ruota libera, per fare un certo tipo di intervento esperienziale, insieme a voi, che questa è l'errore di scienza fisica, che un modo particolarmente valido per fare in modo che lo stato che tu vivi ai vari livelli, fisico, psichico, emotivo, mentale, noetico, è conveniente che passi attraverso un certo tipo di flusso, che molto schematicamente è focalizzare e defocalizzare. Focalizza, defocalizza. Quando lo stato riesce a focalizzare in maniera sufficientemente, si dice, sincronica, e poi a defocalizzare, questo facilita uno stato di tipo bionomico, cioè valido dal punto di vista della vita. È un processo, questo è un processo che ha studiato la fisica quantistica, ma che si può applicare anche all'antropologia esistenziale. Cioè il processo di focalizzare in un certo modo, e poi defocalizzare, poi focalizzare, e poi defocalizzare, facilita uno stato in cui l'organismo fisico, psichico, mentale si evolve meglio. È facile dirlo, adesso ci vorrebbero... Adesso faccio un esempio di focalizzazione e defocalizzazione. Io non vi conosco, io quindi non lo so, non so neanche quale sarà la reazione personale, ma mi propongo di valutare se è così anche in questo gruppo. Qualcuno mi avvicinerà perché la conosco, però non ci vediamo da qualche anno. Ti chiedo solo di fare una cosa. Oh, io ti dirò alcune cose. Quello che sto facendo riguardo lo stato, va bene? Stiamo qui, voi finiamo siete in un certo stato. Chi più annoiato, più attento, più chiuso, va bene? Ognuno c'è un suo stato fisico, psichico, emotivo. Alcuni dà fastidio alla mia voce, altri no, ma ognuno c'è il suo stato, d'accordo? Va bene. Io chiederò alcune cose, già che intendo valutare insieme a voi che tipo di potenziale effetto di cambiamento di stato a livello prevalentemente noetico, perché io parlerò, va bene? Parlare vuol dire farsi comprendere e chiederò di fare alcune cose, quindi c'è anche quello fisico, perché poi il corpo, mente, sono tutt'uno, che tipo di effetto avrà, va bene? Che effetto di potenziale variazione? Io non lo so ancora, come noi non lo sappiamo, però chiedo di fare alcune cose. Puoi chiudere un attimo gli occhi? Chiudere gli occhi, poi già mi capite. Cioè interrompere l'aspetto visivo, ricordate, ne ho parlato. Quindi è già un cambiamento di stato. Intendo chiudere gli occhi, noi che abbiamo, è difficile intendere. Io l'ho chiesto, mi sono permesso di farlo con lei, perché ci conosciamo, ha fatto il master tanto tempo fa, però non la conosco da questo punto di vista. Però mi sono permesso, perché l'altra persona non sa chiudere gli occhi, dava fastidio, e quindi poteva dare una valenza iniziale a bionomica, non bionomica. A lei me lo posso permettere, perché la conosco, penso che si fidi. Non la picchio, va bene? E poi non farò altro, perché io non lo so ancora, di cercare in maniera, come si può dire, comprensibile in questo contesto, di procedere con la focalizzazione e defocalizzazione. Ricordate, focalizzare e defocalizzare. Banalità sembra, ma le cose più semplici sono quelle che si raggiungono alla fine. Allora io ti chiedo di fare una cosa, hai le mani in questa posizione, puoi togliere, non so se hai il contatto, va bene.
Oh, io mentre lei sta con gli occhi chiusi mi sente pure. Lei ha aperto solo il canale uditivo, giusto? Non quello visivo. Le ho chiesto di chiudere gli occhi. Lei è qui, lei ci percepisce, ma attraverso il canale prevalentemente uditivo, giusto? Sta sentendo quello che dico a voi. Ok? Qualche volta c'è anche il canale cenestesico, cioè tattile, perché l'ho toccata poco fa. Cosa che per con voi non c'è, è solo quello visivo e uditivo. Ok? Tu adesso senti il contatto tra poco del mio dito sulla tua mano. Senti tra poco il contatto del mio dito sulla tua mano. Cos'è? Sto chiedendo a livello noetico di far focalizzare su una cosa. Qui abbiamo la focalizzazione. Per quello che comunque sono andate, senti il contatto. Ok? È la banalità. Sta focalizzando. Ok? Tutto semplice. Adesso sentirai un altro tipo di contatto, è giusto? Lo vedete continuo? Un altro tipo di contatto, che è questo. Questi si chiamano altruismi, altruismo, cose che stanno avvenendo, certo, stanno altruismo, è chiaro, sono banali per certi aspetti. Però capite che lei sta in uno stato differente. Ha chiuso gli occhi e ho cominciato a chiederle di focalizzare, oltre che uditivamente, perché in qualche modo mi sta aspettando, anche celestesicamente, vuol dire tattile, a livello tattile, ok? E ripeto, tu adesso senti il contatto. Focalizzati su questo contatto per quello che vuoi, hai le tue sensazioni. Adesso sentirai altro tipo di sensazione. E io sto facendo delle cose banali, perché adesso tu mi ascolti, la tua mano è lì e tu sai che la tua mano ha la sua indipendenza, anche se dipende da quello che tu vuoi, e puoi defocalizzare, lasciare che tutto avvenga e che non c'è bisogno, va bene così, così perfettamente. E adesso sai che ti puoi godere, se vuoi, io te lo chiedo, lo sforzo di sollevare ancora di più la mano, perché è paradossale ciò che io chiedo. Lo posso chiedere, godessi lo sforzo di sollevare la mano. Godessi lo sforzo di sollevare la mano. Ma che cosa può significare per la tua mente interna? Godessi lo sforzo di sollevare la mano e sapere che la tua mano adesso può scendere ad una velocità non maggiore di quella che ti è necessaria per sentirti un po' meglio. Lascia che si abbassi, ma con un ritmo che non sia superiore a quello che ti è necessario per sentirti ancora più a tuo agio, con le tue potenzialità, non per quello che io ti dico, ma quelle che sono le tue potenzialità interne, perché è il suo ritmo spontaneo che tu stai vivendo e che nessuno ti obbliga ad avere, perché è la tua mente più profonda che sa quando, come fare per sentire un benessere che sia il tuo benessere, che puoi dentro di te attivare. Mentre lei è così, io vi posso dire che per gli studi fatti e per l'esperienza avuta, lei ha cambiato non solo la sua richiesta, gli occhi chiusi, ha visto che i movimenti sono un po' differenti rispetto a quando uno, come sono fatto, sta lì, ma lei è questo, ha cambiato senza volerlo spontaneamente l'attivazione delle onde cerebrali, dalla fase beta delle onde cerebrali in fase alfa, e probabilmente può essere andato in fase teta. È lo studio della corrispondenza tra stato stato beta, vuol dire stato in cui le onde cerebrali sono prevalentemente beta. Adesso noi siamo in fase beta, siamo con gli occhi aperti. Lei già la chiusura degli occhi facilita l'alfa, ma adesso è una fase alfa. Nello stato alfa, nello stato teta, si attivano un sacco di risorse subliminali che non sarebbero attivate nello stato, in altro stato un po' come. Se io sto sveglio, non posso avere il beneficio del sonno. Poi quando sto dormendo, non posso avere il beneficio della veglia. Quindi dipende dallo stato. E adesso io non so se quest'altra mano può da sola godersi lo sforzo. Prova a sollevarlo, così con calma, senza forzarlo. Lascia che la tua mano abbia il suo modo di sollevarsi. Perché sei libera adesso. Sei totalmente libera di seguire i tuoi tempi interni, le tue modalità,
per attingere a delle risorse che sono dentro di te, che ti permettono, come io mi auguro, di sentirti più tranquilla, profondamente tranquilla. Poi potrai anche dimenticare ciò che non c'è bisogno di ricordare. A questo livello non è importante ciò che si ricorda, ciò che si dimentica. L'importante è quello che avviene. E io posso non sapere ciò che sta avvenendo, ma ciò che viene dentro di te fa parte di te. Non c'è bisogno veramente che io imponga nulla. Fa parte di te. Ora, parlo a voi. Se qualcuno vedesse da di fuori senza sentirmi, guarda lì. Vero? È strano. È uno stato un po' differente. Dicevano gli americani usano la parola alterato, non è alterato, è altro, cioè differente, poco, molto, non importa. Io non mi sono sentito altro, vero? Di focalizzazione e defocalizzazione. Focalizza, lascia che avvenga. Questo è farlo in maniera tale che lo stato possa essere eufrenico, cioè diventa più bionomico, può aiutare naturalmente a decondizionare da condizionamenti, dove va in porto, e invece, in altri casi, condizionare positivamente qualcosa che era invece decondizionato, cioè destrutturato. Ma l'ha fatto con molto rispetto della persona, perché io non sapevo che cosa. Perché adesso, con la tua mano, puoi lasciarla o sollevare o discendere. E goditi e sei bene, tranquillo, il tuo respiro profondo. Non aprire gli occhi fin quando non ti senti di tornare qui per raccontarci solo quello che tu ritieni di volerci dire della tua esperienza. Quello che abbiamo imparato, non tutto ciò che avviene durante un cambiamento di stato per focalizzazione e defocalizzazione deve poi passare per forza a livello di mente consapevole. C'è uno può anche dimenticare, ma come i sogni, tutti li ricordiamo. Siamo in un altro stato, che sogno? Siamo in un altro stato. Ne abbiamo studiato moltissimo dal sonno, come si sonno, che per definizione il modo con cui l'organismo si rigenera, giusto? Dopo 4-5 giorni, una notte, poi sta male, no? Di che sono un'attività regolativa. Il cambiamento di stato rispettoso della persona permette eventualmente, io non so neanche, noi non sappiamo neanche a che livello, di attingere a delle risorse che forse in altro stato non erano così presenti. Io non conosco cosa ci dirà. Oh, ciao, buongiorno. Mi apposto. Che ci vuoi dire? È un'esperienza così. Io non so se può condizionare anche di tutto quello che ti sento. Ho cercato proprio di essere, di seguire attentamente, essere focalizzata sul qui e ora, sul presente, sì. Una sorta di meditazione che spesso faccio anche, non so, quindi la vista in quel momento non c'è, però posso andare a percepire come percepisco il mio corpo, quindi anche lo sì. Dove sono, come mi percepisco rispetto a questo spazio, ma quando mi preannunciavi adesso cercavo proprio di non, appunto sono un po' sulla pratica di quello che a volte faccio, di non pre-immaginare quello che succederà, ma proprio rimanere sempre concentrata sul qui e ora, sì. Fino a che, poi sentivo il contatto e quindi appunto dicevo, cercavo, mi gustavo proprio il momento, cercando il più possibile di non giudicare, di non pensare. Sì, qui è una persona abituata già a fare delle cose, adesso la meditazione, quindi vive in maniera personale tutto questo. Forse ho fatto una specie ognuno fa quello che è. Facciamo un altro esempio, si chiama, facciamo qualcuno che non conosco. Adesso lo faccio io, guarda. Focalizzazione, defocalizzazione, bene. Io non è che si vede, ma sta bene. Ok, puoi chiudere gli occhi. Ok, e lascia adesso che sia libera, defocalizza, lascia che sia libera. Che la tua mano sia libera di muoversi, di stare ferma, di girare, di fare quello che vuoi. Tu non hai bisogno di fare nulla che ti sia imposto. Lascia che abbia il suo tipo il movimento spontaneo. Perché se a livello fisico è più facile il fisico con le mani, io perché mi serve le mani? Perché la mano è più facile da vedere. Perché se dicessi che dentro si può fare, ma sta avvenendo tutta una serie di cose a livello elettroencefalografico, è una parola su quello elettroencefalografo qua. Sono tanti cambiamenti, E adesso c'è un movimento che prima, ok, tu non sai quando raggiungerà, se raggiunge la tua fronte.
Ok. Allora, io sento, percepisco io, una grossa sintonia, perché io quasi, guardate, c'è Dostà, non c'è, no, c'è, guardate, cosa che non avviene nello stato, adesso sta, se andassimo a vedere elettroencefalograficamente, sarebbe in fase alfa o teta. Quindi cambiano delle cose, banali per certi aspetti. Ma sappiamo che nello stato non c'è questo tipo di... Non è una cosa... è una cosa sua. Io sto solo facilitando. Ok? E questo movimento ti può servire per attivare delle risorse forse in te ancora sconosciute. Tu puoi non sapere quando, o se, fino a che punto si attiveranno, ma lasciare se la tua medica interna a farle attivare, quando sarà per te veramente più facile, più opportuno. Adesso ti chiedo, non c'è bisogno che tu parli, solleva l'indice della mano destra per il sì, ok? Ti senti abbastanza tranquillo in questo momento? Va bene. Approfondisci un po' la tua tranquillità in modo tale che la tua struttura più profonda si giochi di questa esperienza unica, irripetibile, tua. Perché è sua, è unica, irripetibile, è sua. Quindi ho fatto per facilitare un certo tipo di stato, noetico, capite? Noetico, ma anche fisico, che c'è la intercorrelazione. Dunque certe cose cambiano. Non è un fatto, visualmente, magico. È certo che per magico non si intende quello che si intendeva all'inizio. Magia era la conoscenza. Allora, la conoscenza di altri livelli, di ciò che tu non vedi direttamente. Non è... Ma c'è, come qui sono presente. Sarebbe magico per uno del 600 anche che questo è magico. Io vedo qui, vedo la faccia di mio figlio che sta a mille di occhi. È uno stregone, non è uno stregone. Era già lì presente la possibilità di tutto questo. Solo che adesso abbiamo i modi per poterlo captare. Ma questa è non fare. Io non ho fatto nulla, ho solo facilitato una cosa banale, di focalizzare in un certo modo affinché la persona possa giovarsi. Chi conosce gli stati appunto alternativi, eufregi, positivi, sa che sei in un certo stato di regolazione bionomica. Ci sono dei mezzi, sì, è chiaro, si deve approfondire, si deve praticare per poterlo fare. Per dire che cosa? Per dire, quando vorrai, potrai aprire gli occhi ricordandoti che non hai bisogno di ricordare ciò che può essere dimenticato. Lascia veramente la tua mente, ricordi solo ciò che non c'è bisogno di dimenticare, e che dimentichi tutto ciò che non c'è bisogno di ricordare. Perché dico questo? Perché spesso la mente conscia, quello stato beta, può essere un impedimento all'attivazione di risorse, un po' come uno che ha imparato a parlare, no? Bambino prima non sa parlare, poi ha imparato a parlare, è giusto? Se gli chiedi, guarda, pensa a tutte le parole, pensa a come si muove la lingua, pensa a come si blocca, giusto? Certe volte la consapevolezza iper consapevolezza diventa un limite. Allora certo, quello perché alcune risorse che si attivano non hanno bisogno di essere ricordate e continua a stare in questo tipo di stato finché ti è utile e necessario. Non più di quello che ti è utile, non meno di quello che è necessario, e poi quando vuoi, se vuoi, ci dirai qualche cosa della tua esperienza. Faccio queste cose veramente solo per far intendere che quando si parla di stati alternativi che si possono utilizzare nel rispetto della persona per facilitare la stimolazione di alcune risorse che sono presenti ma sono ancora bloccate, ma che si possono gradualmente riattivare attraverso degli stati che ti permettono gradualmente, perché decondizionare un condizionamento non è così. Ecco perché il training cosiddetto respiratorio, perché si usa anche del respiratorio bionomico, cioè dopo un po' di tempo uno che fa una cosa acquisisce un habitus nuovo, cioè qualcosa di prima si è ricondizionato. Adesso qui sono solo delle semplificazioni per cercare di far così passare il fatto che non sono solo chiacchiere, noi siamo esseri esistenti che
Siamo figli di un condizionamento, ma siamo capaci anche di avere una nostra autonomia attimo per attimo. E dipendiamo dallo stato che noi viviamo. Il lavoro sugli stati può permettere di attivare delle risorse che erano presenti o sono presenti, ma inutilizzate o poco utilizzate. Questo è l'obiettivo clinico dell'antropologia esistenziale, tenendo sempre presente l'unicità della persona. Cioè, la caratteristica del clinico a questo livello non è per... lo faccio con lei, lo faccio fare uguale con lui, lo faccio in altro modo, perché lei reagiva. Io adesso le faccio, guarda, chiudi pure gli occhi, ma è differente rispetto a lui. Se io faccio questo, lo penso, non lo so, vedete la differenza? Io ho fatto sì a lui, ognuno io lo sto obbligando, lei deve essere libera. Cioè, non è che tu devi fare quello che voglio io. Io cerco di facilitare in te uno stato, va bene, che ti sia congeniale. Non da fare come vuoi, ma da fare come vuole la tua mente interna per ottenere il meglio. Poi graduale e per prove successive. E il primo però è Ippocrate. Ippocrate, primo scopo della medicina è non nuocere. Primo, non nuocere. Ok? Lo scopo fondamentale della medicina è attivare, facilitare, potenziare, stimolare la vis medicatrix naturae. La forza vis medicatrix, medicatrice della tua natura dentro, ecco qui, quello che tu già hai come risorse. Laddove questo non è possibile, perché ci sono condizionamenti troppo forti, allora puoi usare il farmaco. Il farmaco deve sempre obbedire al primo criterio, non nuocere il più possibile. Cioè, il rapporto costi-benefici deve essere a favore del beneficio, non del costo. Deve sempre tendere a potenziare la vis medicatrix naturae, ma già che non ce la fai, gli dai, sapete cosa vuol dire farmaco? Veleno. Un piccolo veleno che però permette, tra costi e benefici, di dare una scossa, perché la natura possa rifare il suo, quello che ha, ma è bloccato. Perché il fondamento è sempre stimolare la vis medicatrix naturae. È facile dirlo, ma la pratica quindi è quella dello studio e della diciamo, formazione a saperlo fare, ma questo è l'aspetto primo. Mi accorgo di essere andato oltre certe cose. Stato noetico è lo stato per cui a noi, diciamo in senso molto semplice, non siamo solo corpo, siamo anche corpo, non siamo solo psiche ed emozioni, siamo anche psiche ed emozioni, ma siamo qualcosa che è molto di più anche della pura razionalità. Il nous, il nos, è un qualcosa di molto più ampio, abbiamo molte più risorse di quelle che noi crediamo. Il problema è come attivarle al meglio, e in questo oggi si sta veramente, secondo me, ma non solo secondo me, trovando un aggancio con la scienza contemporanea. Chi conosce un po' di scienza contemporanea sa che noi siamo collegati attraverso l'entanglement a livelli molto più alti, ma su questo sarà casomai l'argomento di una prossima volta, se ci sarà una prossima volta, e se non mi volete mandare a quel paese, perché adesso fa caldo, sono tutto sudato, penso anche un po' a punto di vista sudato. Su questo, che è stato un po', diciamo, ampio, non disarticolato, ma più variegato, se ci sono domande, richieste, sono a vostra disposizione. Ciao, com'è il nome? Io sono Josef. Josef, ci vuoi dire qualcosa? Sarà, direi una sola parola, goduria. Niente, si è scivolato via tutta la realtà esterna, semplicemente ho sentito questa percezione di goduria nel muovere, nel sentire la sensazione del braccio. Mi è piaciuto molto il termine che hai usato,
La parola luria. Sì. Mi fa piacere per te, ma anche per me mi fa piacere. Anche quando pratico la meditazione, dopo una sola parola potrei definire appunto goduria, lo stato in cui sono stato. Ora, sta un po' defluendo la mia forse eccessiva, come si può dire, partecipazione. La cosa interessante è che mentre avvengono queste cose si sta provando che in realtà gli emisferi cerebrali cominciano a funzionare in maniera differente, si crea una sincronizzazione, sarebbe molto complesso spiegarvelo a livello scientifico, si crea una migliore sincronizzazione emisfero destro e emisfero sinistro, e la sincronizzazione porta a un'attivazione migliore delle sinapsi, cioè, oggi si sta non solo dicendo come è bello pure godurio, no, ci deve essere piedi a terra, cioè, no, piedi a terra. Che cosa sta avvenendo? Che cosa si sta verificando anche a livello fisico, a livello neuronale in questo caso, a livello di onde cerebrali, e si sta sempre di più appurando che questo tipo di cambiamento di stato riesce a produrre, evidenziando, anche un certo tipo di effetto riscontrabile dal punto di vista scientifico, e su questo si va, altrimenti in questo spesso ci sono anche delle esagerazioni, cioè le cosiddette interventi esperienziali. Innanzitutto, ecco, una caratteristica dell'antropologia esistenziale è l'enorme, mi apro, rispetto dell'altra persona, cioè io sono un facilitatore di quello che in te può avvenire se vuole avvenire, altrimenti io cerco di... perché l'esistenza unica e ripetibile dell'altro è il fondamento di tutto, va bene? Però se l'altro chiede, ipoteticamente, a me, in quanto operatore clinico, un aiuto, deve essere, deve avere la competenza di poter aiutare, ma rispettando la persona, sempre rispettando il primo principio del non nuocere. E poi facilitare delle potenzialità che tu già hai, che trasmai fino adesso non hai mai messo in atto, ma che puoi cominciare a praticare, che sono, per quello che mi luce, molto superiori a quello che noi possiamo credere.